Io credo che servirebbe molto, ne servirebbe di più, ma sottolineerei soprattutto la parola educazione, il sostantivo più che l'aggettivo, perché ho la sensazione che molti italiani siano molto abili a districarsi nei meandri della finanza, a capirne i meccanismi, ma spesso lo facciano in modo piuttosto maleducato. Quindi credo che una forma di educazione finanziaria e civica sarebbe molto utile a questo paese e spero che anche il cinema, a volte, mostrando finanzieri squali o persone distrutte da meccanismi finanziari che li sovrastano, possa avere una sua funzione. Io non mi sento sicuro sulle scelte finanziarie nemmeno quando vado a fare la spesa al supermercato, perché ho una pessima memoria anche sui prezzi, faccio fatica a fare il confronto tra i prezzi del supermercato e quelli del mercatino sotto casa. Quindi io sono favorevole, essendo un vecchio giornalista, essendo cresciuto nel mondo della carta stampata, rimpiango le pagine locali dei quotidiani dove nella cosiddetta cronaca bianca, che sono le notizie lievi appunto, quelle non di cronaca nera, c'erano una volta anche i prezzi dei vari mercati, per cui uno sulla pagina milanese del Corriere della Sera o romana del Messaggero poteva anche sapere nei vari mercati a quanto stavano le zucchine. Capisco che la risposta è banale, ma io vorrei avere delle informazioni veramente partendo da questo livello, per poi arrivare al Nasdaq, al Fuzimib, a tutte le cose che ben conosciamo, ma credo che le informazioni finanziarie dovrebbero partire veramente dalla base. Cinque film, allora, sicuramente Wall Street, che a me ha fatto capire un pochino come funziona quel mondo, ma colleghi più esperti di me mi hanno detto essere stato un film estremamente reale, estremamente concreto nella sua rappresentazione del mondo della borsa, quindi Wall Street di Oliver Stone. È molto interessante un altro film americano come American Hustle, che descrive il mondo dei piccoli truffatori, ma in maniera anche quello molto lucida. Poi verrei in Italia, penso che sia molto bello Il capitale umano di Paolo Virzì, ma proporrei anche un paio di classici della commedia, proporrei di rivedere La banda degli onesti, dove Totò e Peppino fanno i falsari, e in fondo anche il film che ho scelto per dare il titolo al mio intervento qui all'auditorium, che è una vecchia commedia carina con Alberto Sordi, Nino Taranto, Isa Miranda, diretta da Mario Costa, che si chiamava negli anni 50 Arrivano i dollari, forse una metafora del piano Marshall.